È stato un momento sicuramente particolare per tutti quei bambini presenti oggi nella spiaggia di Baia Flaminia che hanno vissuto il rilascio in mare di Giunone, la tartaruga marina recuperata lo scorso 28 gennaio nelle acque di Fano. Una mattinata arricchita da attività di educazione ambientale con il focus puntato sulle conseguenze provocate dall'inquinamento del mar Adriatico. Giornata propedeutica organizzata da Comune di Pesaro e Fondazione Cetacea di Riccione, realtà che si occupa personalmente del recupero di tartarughe marine sia in Emilia-Romagna che nelle Marche, prestando supporto anche al Veneto. Dopo che in questi mesi è stata medicata e curata, la tartaruga Giunone, di 3 anni e dal peso di circa 2 kg, è stata rilasciata attorno alle 11:30 dal Club Nautico di Pesaro. L'accompagnamento è avvenuto al largo, ben oltre gli scogli e le reti da pesca che rappresentano un pericolo per il rettile. Fondazione Cetacea ormai per il quarto anno sta realizzando qui a Pesaro la caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine. È un evento importante perché tra l'altro è l'unica struttura del genere presente in Italia ed è una struttura importante perché al momento in cui le tartarughe vengono curate il dubbio è sempre, poi il mare ce la farà. Qui praticamente abbiamo un'anteprima del comportamento dell'animale quando sarà in mare e sotto controllo e quindi che può evitare una serie di problemi. È un evento importantissimo questo che realizziamo a Pesaro ed è un evento che tutti gli anni trova molto riscontro sia da parte dei volontari che dell'amministrazione comunale. Noi stiamo cercando di mettere in piedi un tavolo di tutti i portatori di interesse che gravitano in quest'area, cioè fare un parco è indispensabile perché lo richiede la comunità europea, perché lo richiede la salute del mare soprattutto, ma non va fatto il parco contro, va fatto il parco con l'accordo di tutti e trovando delle soluzioni che non vadano contro gli interessi di nessuno. Non è solo questo il percorso che come amministrazione da quest'anno inizieremo, quindi tutte le attività di disseminazione, divulgazione che per il nostro mare qui a Pesaro e particolarmente in questa zona hanno un certo valore appunto, no? Di attenzione ma anche di valorizzazione, ma anche perché grazie a un evento che hanno organizzato circa 2 settimane fa, sarà un supporto quello di Fondazione Cetacea che si è affiancata a Legambiente e anche all'Ente Parco San Bartolo per far comprendere l'importanza del riconoscimento di un'area marina protetta nel nostro territorio. È un percorso in questo momento storico non solo di carattere culturale, come dicevo prima, e divulgativo e di disseminazione di cosa può essere il valore del mare, dell'Adriatico, della sua biodiversità, della sua vita, insomma della sua essenza, ma anche da un punto di vista giuridico-normativo e quindi è una task force, diciamo, di portatori di interesse qualificati e con la parte istituzionale che è sicuramente in prima linea per questo percorso.